Buongiorno. L'ebook che presentiamo oggi appartiene alla collana Esperienze e Testimonianze. L'ebook è già disponibile, presto sarà anche in versione cartacea, ecco questa è la copertina della bozza, e si intitola I nostri scarponi sulla via Francigena di Elena Moscardo. Nel luglio del 2000, in occasione del giubileo, Elena Moscardo, con il marito Alessandro decide di andare per correre a piedi da Verona a Roma, circa 380 km, in pellegrinaggio, percorrendo quella che fu l'antica via Francigena, la via dei pellegrini che si recavano a Roma. È certamente un'esperienza singolare, quella affrontata da questa giovane coppia, mossa dal desiderio di ripercorrere una strada storica, ma anche di percorrere, di fare un percorso sia di fede sia di crescita come coppia. Questo è l'ebook. L'autrice scrive: Il pellegrinaggio è considerato come metafora tangibile della vita, così come diversi e disparati sono i modi che le persone scelgono per affrontare e gustare le ore e i giorni della loro esistenza, così il pellegrino può decidere di camminare su una strada sterrata o di percorrere in bicicletta un tratto asfaltato. Lungo il viaggio, tappa dopo tappa, ma anche più frequentemente, sono ammesse delle variazioni del mezzo scelto per spostarsi e delle soste per riposarsi, perché le gambe sono stanche e non ti sorreggono più, o anche solo per la voglia di fermarti ad ammirare le bellezze della natura e i luoghi della cultura. A volte possono diventare necessari dei cambi di direzione o delle deviazioni perché chi procede non può sapere per certo quello che l'attende al prossimo bivio di strada e come il tempo potrebbe cambiare inaspettatamente. Così nella vita non conosci cosa ti riserva il tuo domani e dovresti essere sempre pronto a cambiare marcia, a fermarti per riflettere e poi trovare la soluzione alternativa per continuare ad andare avanti. Nella vita, come nel cammino di un pellegrino, non è importante arrivare velocemente, camminare oppure andare di corsa, prendere l'impervio sentiero in salita oppure la strada che attraversa il fresco bosco. La cosa veramente importante è avere ben chiara la meta finale, continuare a procedere con la voglia e la determinazione di raggiungerla e tenere sotto controllo il navigatore per evitare di perdersi. Alessandro ed Elena hanno preparato con molta cura il loro viaggio, sia studiando il peso e il contenuto dei loro zaini con molta attenzione. Sia preparandosi proprio fisicamente, allenandosi quindi a percorrere dei tratti a piedi, quindi sempre più lunghi, anche perché chiaramente una impresa di questo genere è molto impegnativa anche dal punto di vista fisico. Il racconto si snoda con una grande freschezza. Nonostante sia stato scritto a diversi anni da questa esperienza, ma comunque Elena nel corso del pellegrinaggio ha sempre preso appunti e quindi a questi ha attinto e anche penso ai suoi ricordi che resteranno certamente indelebili. E così si snodano pagine di storia dei luoghi che vengono attraversati, osservazioni sui paesaggi naturali che si incontrano via via, anche
anche sul tempo atmosferico. Tra l'altro, il viaggio è stato compiuto, il pellegrinaggio è stato compiuto nel mese di luglio, quindi caldo, afoso a volte, ma anche pioggia e maltempo, soprattutto nella zona di attraversamento dell'Appennino. E quindi ci sono anche delle annotazioni molto semplici relative alla quotidianità, al fatto che si bagnano, che hanno freddo, che tira vento, ma anche cose semplici poi anche come i pasti, cosa mangiano, che magari la volta che rimangono senza acqua e quindi hanno dei problemi perché hanno sete. Ma anche le camere che trovano negli alberghi che hanno prenotato, nelle pensioni o anche presso dei monasteri dove hanno soggiornato. E poi ci sono gli incontri con le persone, anche con gli animali talvolta, e note infine anche sulla vita di coppia, sul loro rapporto, sul loro sostenersi reciprocamente, sulle volte in cui hanno dovuto anche stringere i denti, specialmente Alessandro che a causa di un'infiammazione a un tallone ha rischiato anche di dover interrompere il pellegrinaggio, cosa che poi però non è avvenuta. Quindi questa giovane coppia senza figli ancora all'epoca, e poi sono arrivate Francesca e Michele, ha dedicato quindi 20 giorni che aveva di vacanza per percorrere questa difficile strada, ma anche per mettersi alla prova. E il risultato è stato effettivamente una grande esperienza per loro, una grande esperienza umana. Oltre che un'esperienza ovviamente religiosa, perché lo scopo del pellegrinaggio è stato anzi uno scopo, diciamo, dettato, un'esigenza dettata anche dalla fede. È interessante che cosa scrive Elena nell'epilogo. Ci vogliamo augurare a tutti gli uomini e le donne che hanno voglia di cercare Dio e non si accontentano di essere trovati, di poter compiere un cammino di pellegrinaggio almeno una volta nella loro vita. Sicuramente questa esperienza del pellegrinaggio che noi abbiamo avuto la grazia di poter vivere ci ha cambiati, io credo in meglio, rendendoci l'uno per l'altra dei veri compagni di viaggio. Io non sarei la donna, la moglie e la mamma che sono oggi se non avessi camminato nella fatica, con le mie lacrime confuse dalla pioggia e non avessi imparato ad affidarmi per andare molto al di là dei miei limiti. Ale non sarebbe l'uomo, il marito, il padre che è oggi se non avesse sopportato tanto dolore ad ogni passo e non avesse capito che la guarigione vera è sempre un miracolo che non dipende unicamente da noi. Elena e Alessandro sperano di poter compiere un nuovo pellegrinaggio, questa volta con i loro figli, in occasione del prossimo anno giubilare del 2025. E nell'attesa ci lasciano questa testimonianza che si legge con molta, molta semplicità e anche con molto piacere, proprio per lo stile fresco e anche per la sincerità che si avverte dietro queste pagine. Alla prossima.